Live di 110. Live, live, live. Buon pomeriggio amici, buon pomeriggio e benvenuti ad una nuova puntata di Take One, i live di 110. Sono le 16.02, siamo un pelo in ritardo rispetto al solito, però non ci formalizziamo troppo perché, boh, facciamo quello che ci pare più o meno. E questo è lo spirito di questa trasmissione. Oggi abbiamo in studio un ospite, anche se è un rappresentante di una band. È qui con noi Vittorio Giorcelli. Ciao Vittorio. Sì, ciao e grazie per l'invito. Grazie a te per essere venuto. Vittorio è un terzo dei Voodoo, dico sì, bene? Esatto, sono io, cantante e chitarrista. Purtroppo sono potuto esserci solo io, perciò... Farai da ambasciatore della band. Rappresentanza oggi. Rappresentanza. Allora, i Voodoo sono un gruppo piemontese di Casale Monferrato, mi dicevi prima. Casale Monferrato, sì. E ascolteremo un po' di musica live, Unplugged farà due brani, Vittorio, per noi. Ascolteremo anche qualche brano estratto dal primo LP dei LP. Mi sento un po' Pippo Baudo. Il primo disco dei Voodoo, che comunque erano usciti già con un EP un po' di tempo fa. Il disco si chiama Turbine, se non sbaglio. The Human Heater Turbine. Ah, è un titolo un po' complesso da ricordare, però. Guarda, c'è scritto sulla costina, se guardi. Ah, ecco, avevo letto... Ah, ecco qui, sì. Avevo letto turbine e poi c'è scritto al contrario, quindi non ci avevo dato peso. Un po' difficile da anagrammare, però... Il titolo è quello. I Voodoo che fanno un po' di musica psichedelica, rock. Beh, tu diciamo che la definiresti? È indefinibile. Sicuramente i suoni sono ispirati molto, come hai detto te, al genere psichedelico blues rock degli anni 60 e 70. È la base dalla quale partiamo, per poi comunque ampliare, sfociare in mille altre cose, quindi dentro all'album c'è di tutto, sì. non amiamo definirci in un particolare genere, quindi sì. C'è sia del rock che del blues che del country che delle ballate, dei pezzi un po' più duri. Infatti nonostante voi siate un trio ci sono un sacco di strumenti nel disco. Beh, tu sì. Anche sei un po' l'istrumentista. Io suono chitarra, banjo, mi piace suonare il banjo, sì. Sono un po' un'anima folk anche. Ah, mi piace il country. Il southern rock è forte dentro di te. Anche, esatto, bravissimo, hai capito. E perciò sì, io mi occupo fondamentalmente delle chitarre e all'evenienza del basso, se ce n'è bisogno. E poi c'è Teto che suona tastiere, sintetizzatori, sì. Organo Hammond. Diciamo anche chi sono gli altri componenti, esatto. Del gruppo, così anche li salutiamo, visto che esattamente non sono potuto essere... Stefano Cavaliere, appunto come ho detto, organo e sintetizzatori, e Stefano Bollo che suona la batteria. Ok. E appunto come ti stavo dicendo, nell'album c'è tanta roba, cioè è molto stratificato. Sì. Ovviamente perché per avere una buona produzione c'è bisogno di ci sono bisogno, cioè c'è bisogno di avere più suoni, perciò solo noi tre come suoniamo dal vivo non basterebbe, certo. Per avere un buon risultato e per realizzare quello che abbiamo in testa, perciò c'è più roba di quello. Quanto ci avete messo a confezionare questo disco? È stata proprio un'unica sessione di flusso di coscienza o è stato un lavoro un po' più razionale, peso contrappeso? Allora, la scrittura è stata piuttosto veloce, nel senso che noi suoniamo molto in saletta, siamo una band che ama suonare particolarmente dal vivo, quindi le canzoni spesso nascono da jam session fatte in saletta così e poi si screma, si taglia. Si fa. Nell'arco di un anno è stato scritto e registrato l'album, perciò diciamo che è stato rispettato molto lo spirito live della band, perciò le take sono state fatte piuttosto di getto, senza preoccuparsi poi così tanto dell'esecuzione come si fa adesso per tanti, come fanno adesso tante band. E quindi un anno, siamo partiti inizio di gennaio dell'anno scorso e a 19 febbraio scorso è uscito. Perfetto. Allora, prima di continuare la chiacchierata con Vittorio, magari facciamo ascoltare un brano tratto da questo disco, così i nostri ascoltatori si fanno un'idea di chi sono i Voodoo. Questa è When You Were a Kid.
E questo era quello di cui parlavamo poco fa con Vittorio. Questi sono i Voodoo con When You Were a Kid. Questo, in favore di camera, è il disco dei Voodoo. Allora, stavamo parlando prima, microfoni spenti, della vostra scelta di fare dei brani, di scrivere i brani in inglese. E mi hai detto tanti motivi che sono molto, molto, come dire, ci stanno. Perché una delle tante obiezioni che si fa alle band che stanno per emergere, vabbè, ma voi cantate in inglese, dovreste cantare in italiano. Voi perché cantate in inglese? Dunque, siamo stati criticati parecchio per questa cosa, perché come dicono tanti, se sei italiano devi scrivere e cantare in italiano. Però uno dice, vabbè, ci parlo ogni giorno in italiano, fatemi cantare in inglese. Sì, vabbè, possiamo dire anche così. Però no, abbiamo provato, come ti ho detto prima, abbiamo provato a scrivere in italiano e io, non essendo un vero e proprio cantante, io nasco come chitarrista fondamentalmente, sì. Ho iniziato a cantare negli anni più per esigenza. Mi è sempre piaciuto scrivere e scrivere cose, però ho iniziato da poco realmente a cantare. Perciò abbiamo fatto questo esperimento nel 2011, facendo un disco di 11 pezzi totalmente in italiano. Mai stato stampato, però registrato e tutto quanto, giusto per sentire anche un po' come poteva suonare. E sinceramente non mi è piaciuto. Non eravate molto convinti? Non mi è piaciuto perché noi, avendo un'ispirazione molto di rock, molto tra virgolette all'americana, e la voce non suonava bene, non stava bene con la nostra musica. E poi a me piace di più il suono della mia voce come esce in inglese e anche per gli altri è così, quindi abbiamo fatto questa coraggiosa scelta di cantare in inglese in Italia. E poi mi stavi dicendo anche che siete dei potenziali cervelli in fuga a livello musicale. Sì, no? Beh, il desiderio di scappare è sempre stato, è sempre aleggiato nella band, nel senso che cacchio quanto ci piacerebbe andare negli Stati Uniti. Però come cazzo fai andare a fare la guerra a quelli là che l'hanno inventato loro, hai capito? Però in Europa, perché no? Certo. In Inghilterra, perché no? O anche in giro per l'Europa, sì. Ci piacerebbe molto. Noi ci poniamo abbastanza, sia come suoni che come scelte, su un panorama internazionale, perciò se capitasse l'occasione ci piacerebbe molto andare a suonare fuori dall'Italia. Quindi, amici che siete al di fuori dell'Italia e volete invitare i Voodoo a fare qualche concerto, non so, in Germania, in Inghilterra, in Francia... Sì, noi veniamo dappertutto. Loro vengono dappertutto. Allora, sempre a proposito di testi, come nasce un testo dei Voodoo? Tu mi stai dicendo prima che non sei proprio un cantante, un cantautore, sei un chitarrista che ha prestato i testi e la sua voce alle canzoni. Sì, esatto. Funziona in modo un po' strano, nel senso che io scrivo a piccoli pezzetti, come se fossero dei pizzini, sai, pizzini quelli che scrivono i carcerati, no? Cioè, nel senso, io mi appunto delle cose che mi vengono in mente, delle suggestioni che possono avere, una storia che voglio raccontare, personale o magari anche non personale, e poi assemblo il tutto cercando di dargli un senso. Quindi chiaramente tutto parte prima dalla chitarra e poi, cioè, io non scrivo mai prima il testo e poi la musica. Cioè, prima la melodia della chitarra, esatto. E poi si cerca di applicarla, esatto, in modo più... Esatto, infatti tante volte poi possibile. Un tema che faccio con la chitarra viene replicato con la voce. Okay. Quindi la voce è un altro strumento? Sì, come puoi sentire poi anche tu dal disco, ci sono anche delle suite strumentali, cioè un po' lunghe, perciò la voce... Lo so che tutti ascoltano la voce, che deve essere sempre il tema centrale, però per quanto ci riguarda è un quarto strumento aggiunto. Ok. In certi pezzi più centrali, in certi pezzi un po' meno, però così funziona. Hai voglia di farci ascoltare un brano, certo, dal vivo, così sentiamo la tua voce in inglese, certo, e la tua, va bene, bravura nella chitarra. Va bene. Faccio una premessa. Allora, questo pezzo si chiama The Invisible Boy. L'ho scritto l'anno scorso, inizialmente era per un concorso, volevo partecipare a questo concorso che aveva indetto Gabriele Salvatores per il suo nuovo film, che si chiama appunto Ragazzo Invisibile. Ah, è quello che è uscito... Bravo, esatto. Ultimamente. Sì, è uscito da poco, adesso non ricordo quando, comunque, da poco. Perciò il pezzo era nato da me, io l'ho scritto... Poi sono stato cestinato violentemente. Quindi è entrato di tutto diritto nel nuovo album dei Voodoo. Ok. Questo è The Invisible Boy.
so fast. I'm searching to find my best. Shadows walk by my side, right and live until we die. Questions seem so big to me, but love reminds me blood is just under the skin of everything. I'm invisible, the ghost of a silhouette. Everything is amplified, smells and noises. We will never be as young as tonight. Makes my dreams seem so unkind. The unpresentable praises it's me. My story is written in deep air. Questions seem so big to me, blood reminds me blood is just under a skin of every. Sometimes I'm invisible, the ghost of a silhouette. Everything is amplified, smells and noises. We will never be as young as tonight. Questo era Vittorio, ambasciatore dei Voodoo, sì. Nei nostri studi con The Visible Man. Bellissimo pezzo, complimenti. Grazie. Molto grazie. Molto bello, una bellissima ballata, si può dire ancora sì, ballata. Ballad. La ballad, esatto, le ballad. Allora, Voodoo, il vostro nome è anche una citazione musicale, stavamo dicendo prima a microfoni spenti. Sì, siamo partiti suonando appunto delle cover di rock blues, specialmente Hendrix, che diciamo, è uno dei miei idoli incontrastati. E da lì, diciamo, il nome è stato estrapolato un po' dalla cultura del blues, dove il voodoo è sempre molto ricorrente, perciò... Poi il nome è rimasto, nonostante poi abbiamo iniziato a fare altra roba, siamo rimasti affezionati al nome, ed è rimasto, sì, esatto. Bene, bene. Quali sono, come dire, o quali sono stati le vostre ispirazioni per questo disco, a livello musicale, ma anche letterario, cinematografico? The Invisible Man era ispirata al film di Salvatores, quindi immagino che ci sia tutto un immaginario da cui avete attinto nella composizione del disco. Allora, i pezzi sono molto delle storie a sé, sì. Perciò non c'è un filo conduttore. Non è un concept album. No, non è un concept album. Nonostante voi facciate riferimento agli anni 60-70, dove sì, si facevano dove, concept esatto, album. Esatto, dove era veramente, lo trovavi sempre, la band che faceva il concept. No, noi come ispirazione appunto siamo partiti da quel rock che tanto amiamo dei 70. Perciò sicuramente Hendrix, sicuramente i Doors, c'è anche
comunque una buona dose di musica progressive, sì, che a noi piace molto, quindi i primi Cream, piuttosto che, vabbè, le Zeppelin, eccetera. E abbiamo anche una forte influenza dagli anni 90, come specialmente per la scelta dei suoni, delle chitarre, perciò per Jam, Soundgarden, okay, tutto quel filone grunge che c'era. Esattamente, esattamente, quando eravamo più piccoli ci piaceva tantissimo. Vabbè, siamo cresciuti in quegli anni ed è rimasto, esatto, quello non si può togliere, quello è rimasto, perciò è un mix un po' di queste cose. Le ispirazioni sono sempre varie, come ti ho detto ogni pezzo nasce a sé, ha una sua storia, un suo corpo e una sua mente, perciò c'è tanto e c'è un po' di tutto dentro. Quanto è difficile, o quanto è stato difficile, se è stato difficile, rendere contemporaneo, ancora contemporaneo, il suono degli anni 70, renderlo ancora affascinante? Cos'è che vi affascina ancora di questo suono qua? Sicuramente l'autenticità, che secondo noi un po' si è persa con la musica attuale. Da dopo gli anni 2000... È meno di plastica il suono degli anni 70, forse. Oh, assolutamente, è originale. Cioè, quando tu ascoltavi un disco e andavi a sentire la band dal vivo, poteva essere solo meglio, se non uguale. Adesso è l'opposto. Ci sono tanti dischi che suonano strabene e poi dal vivo, quando senti il gruppo dal vivo dici ma chi... no, non sono loro, è impossibile che siano loro. Nel senso, questo per farti capire che appunto la musica ora è molto molto artefatta. Vuoi per appunto l'avvento della tecnologia, dei software musicali, degli home recording studio che hanno, certo, soppiantato i grandi studi di registrazione e tutto quanto. A noi piace ancora suonare in quel modo lì. Quindi classico trio, formazione, chitarra... Power trio, come power si dice trio, power trio e via, e si suona. E si suona, e poi spesso e volentieri ci lasciamo andare anche a improvvisazioni e cose di questo tipo dal vivo. Quindi è questo che ci affascina, l'autenticità. Bene, e allora noi ci andiamo ad ascoltare un altro brano, sempre estratto dal disco dei Voodoo, e poi ci rivediamo e ci riascoltiamo tra, vediamo, meno di 3 minuti. Buon ascolto. E questa era Del Sano, Rock and Roll dei Voodoo qui a Radio 110. State ascoltando Take One, i live proprio di Radio 110. Abbiamo in studio Vittorio, ambasciatore dei Voodoo, che ci sta facendo ascoltare del rock and roll dannata, diciamo, in senso buono proprio. Sì, vintage. Non volevo dire quella parola, però. Vabbè, vintage. E invece, a proposito di sempre di influenze che avete avuto e che state avendo, degli artisti contemporanei che vi affascinano ultimamente, ce li avete, o comunque avete dei capisaldi nel passato e non ascolto, come i Verdena che ascoltano solamente i Led Zeppelin e nient'altro? Ho letto un'intervista l'altro giorno e ho detto, ma quali artisti vi piacciono? Ho detto, ma noi ascoltiamo solo i Led Zeppelin e basta. Come è possibile? Vabbè, oh, ognuno ha le sue scelte. No, noi ascoltiamo anche musica attuale, appunto perché essendoci dentro siamo obbligati a farlo. Certo. Anche per avere un confronto, per sapere un po' cosa può andare bene, cosa non può andare bene. Non cerchiamo, non siamo alla moda, non curiamo più di tanto questo aspetto. Però ci piace ascoltare comunque la musica attuale. Ad esempio, a me piace molto Jack White, quello che sta, okay, facendo lui da solo con i suoi progetti, e da solista e con i Raconteurs, che secondo, sì, me ha fatto veramente uno l'album più bello degli ultimi 10 anni. L'ultimo Lazzaretto, dici? No, con la band okay. Consolers of the Lonely si chiamava. Sì. Splendido, veramente, l'ho consumato. Poi Black Keys, un po' di Black Keys, un po' del rock che può essere ancora autentico, come ti dicevo prima, che ci vuole. Ok, allora magari adesso ci ascoltiamo un altro brano, magari dal vivo, dei Voodoo, sempre Unplugged, sempre Radio 110, questo è Take One. Questa Se vuoi canzone... introdurcelo così si chiama... entriamo nel mood. Questa canzone si chiama The Place. A
wants to near. Live in the place where everyone comes back to die. Live in the place where there's nothing to do, where everybody got something to say. Oh, oh, oh. The place in November, first all your boys, here all around seems of graves. The place where the people are scared to breathe. The river you better not go fishing in. Not every song sings about love. Not everyone wants to sing about love. Not every song sings about love. Not everyone wants to tell about love. Still see rabbits running free. You can see them run free in the meadows. Every song sings about love. Everyone wants to sing about love. Every song sings about love. Everyone wants to tell about love. About love, everyone wants to sing about love. Every song sings about love. Everyone wants to tell about love. Every song sings about love. I Voodoo live a Radio 110 per Take One, in formazione quantomeno ridotta, diciamo così. Sì, un terzo. Un terzo della formazione. Questa era The Place. Era The Place. Sì. Facciamo vedere ancora il disco in camera. C'è una bellissima copertina che l'ha disegnata. Allora, il lavoro di artwork è stato fatto da Simone Pizzinga, che è un artista torinese, pittore, il quale ha anche uno studio che si chiama, facciamo un po' di pubblicità, 20 Vai. Dita Studio, ok? E lui assieme ad Irene Caroni hanno curato l'artwork dell'album assieme a noi, quindi è stato un lavoro fatto 6 mani. Ok, e ci sono 8 invece sono le mani che sono sul disco. Ah, sì? Non l'avevo neanche contato. È una copertina un po' caleidoscopica, molto molto bella, davvero molto molto bella. Noi abbiamo avuto un assaggio unplugged del suono dei Voodoo. Cosa ci si aspetta invece da un vostro live? Come siete voi? Beh, il live nostro è sempre molto istintivo, quindi sicuramente si rispettano le canzoni, si rispettano i suoni e tutto quanto, però c'è sempre qualcosa di diverso che accade, magari anche contro la nostra volontà. Però sì, i nostri show sono piuttosto semplici e scarni, siamo in tre, suoniamo e quello che arriva è la musica, non facciamo particolari cose, salti mortali in aria, cose del genere, quindi quello che c'è, che siamo e che si vede siamo noi, è la musica e basta. Quanto spazio ha l'improvvisazione in un live dei Voodoo? Diciamo un buon 32%. Vabbè, buono. 33% periodico. Sì. Un terzo? Sì, sì, più o meno. Sì? Sì, sì, sì. Sì, poi certe cose ce le studiamo prima, ovviamente, okay, perché sennò veramente poi la gente esce con gli occhi a rana e non capisce più un cazzo. Però sì, ci piace, ci divertiamo un po' anche a modificare le canzoni dal vivo. Sì. Bene, bene, bene.
Allora, noi adesso magari ci ascoltiamo un altro brano, sempre tratto dal disco dei Voodoo. Questa è Moonlight, poi riprendiamo la conversazione con Vittorio. Allora, prima abbiamo parlato di Southern Rock, Rock and Roll, Jimi Hendrix, ma questa sembra uscita da Manchester negli anni 60-70. Come ce la spieghi questa sì, cosa? I Beatles. I Beatles c'entrano sempre. C'entrano sempre. Sì, assolutamente. Non te l'ho detto prima, però diciamo che anche appunto del rock inglese, quella parte lì, quindi Beatles, Who... Rolling Stones, eccetera. La cosa che mi ha fatto molto piacere quando stavamo parlando prima a microfoni spenti è che tu mi hai detto: non vogliamo fossilizzarsi su un genere, vogliamo fare una roba, noi vogliamo fare quello che ci pare. Questo è molto bello, perché la musica comunque è libertà di fare quello che si vuole. Sì, non ci interessa, diciamo, essere etichettati, appunto, il gruppo grunge, c'è quel suono lì, il gruppo metal, c'è quel suono... Cioè, noi facciamo quello che ci sentiamo di fare, perciò se esce il pezzo alla Beatles, perché no? Se esce il pezzo un po' più duro, perché no? Quindi... va bene così. Libertà assoluta nella composizione, nell'ideazione. Sì, della sì, musica. Va bene così. Poi si può arrivare anche a più persone, perché coprendo una vasta gamma di generi musicali e di gusti musicali. Poi la contaminazione è importante. Cioè, non, solo così la musica può continuare. Certo. Questo l'ho detto e lo dirò sempre. Per me, ormai le cose belle sono già state fatte. Solo mischiando i generi si può creare qualcosa di nuovo. Approvo e sottoscrivo. Allora, facciamo un attimo di gossip. No, scherzo. come sono nati i Voodoo? Quando vi siete conosciuti? Dunque, noi siamo... La classica band di ragazzini che ha iniziato a suonare alle scuole superiori, così un po' per giocare, un po' per farsi belli con gli amichetti e le amichette. Per abbordare, diciamo. Esatto, dai, diciamo. Come fanno tutti i gruppi. Come fanno tutti. E poi, insomma, siamo partiti in cinque, poi uno se n'è andato, poi è arrivato un altro, poi abbiamo perso un po' di pezzi per strada e alla fine sono rimasti i più importanti. Siamo rimasti solo in tre, siamo un po' pochi, però... pochi ma buoni. Sì, ci troviamo bene così e per ora il gruppo è questo e va bene così. Siamo partiti suonando delle cover, come fanno tutti, e poi man mano c'è stata passione ed è aumentato l'interesse da parte nostra di fare qualcosa di nostro, di personale, di veramente nostro, e perciò le cose si sono fatte un po' più serie e abbiamo deciso di investire tempo e denaro in questo progetto. A proposito di investire tempo e denaro in progetti musicali, parliamo un attimo di quanto è difficile fare musica in Italia, ma non solo in Italia, credo un po' dappertutto, perché c'è un'offerta talmente ampia che ricavarsi uno spazietto diventa difficile. Voi come vi approcciate alla cosa? Dunque... Sì, è difficile perché purtroppo sta calando molto l'interesse per la musica originale, per la musica dal vivo, anche un po' per colpa della musica in televisione. Quindi il pubblico è cambiato, la richiesta del pubblico è cambiata e perciò magari la compagnia preferisce andare a vedere la party band che li fa ballare mentre loro si sbronzano, invece che andare a ascoltare e prestare davvero attenzione a qualcosa di nuovo, che può essere innovativo oppure no, però è calato il livello di interesse. Perciò è difficile per noi e per tutte quante le altre band indipendenti che suonano qua in Italia, più qua in Italia che in altri stati all'estero, suonare la propria musica e soprattutto sbarcare il lunario facendolo, certo. Perché i cachet o sono bassi o sono inesistenti. Quindi ragazzi, venite qua, vi offro una birra, la cena e ci fate la serata. E quindi così nessuno potrà mai crescere, perché non c'è né lo stimolo e né i soldi per certo, poterlo fare. Invece a proposito di live, avete già programmato qualcosa per promuovere questo disco che è davvero uscito da pochissimo, quindi immagino che ci sia tutto un work in progress che sta sì, partendo. Esattamente, abbiamo una piccola etichetta che ci dà una mano, che è la Banero Agency. Sì, se ci stanno ascoltando saluto Simone Clerici, che è il nostro manager, e con la quale stiamo appunto buttando giù un calendario e una serie di eventi per promuovere il nostro album. Abbiamo fatto la data zero sabato l'altro ieri, giusto? Ah, com'è andata?
Molto bene, siamo rimasti molto soddisfatti e molto felici anche perché eravamo a casa nostra, a casa del Monferrato, e qual posto poteva essere certo. migliore per poterlo fare a casa nostra in mezzo ai nostri amici e alle persone che amiamo. Quindi è stato molto bello, c'è stata molta empatia anche, e quindi e abbiamo anche collaudato i nuovi pezzi dal vivo, quindi è andata bene. Prossima data che abbiamo, 3 aprile, Rock and Roll di Raw. Ok, quindi sempre zona Milano. Esattamente, Rock and Roll, locale in cui non abbiamo mai suonato, però è un bel palco e c'è un bel giro. Quindi... Bene, quindi amici ascoltatori milanesi, ma anche... anche no, andate a sentire i Voodoo. Noi siamo arrivati quasi alla fine, io direi che di ascoltare ancora l'ultimo brano dal disco, così poi possiamo attaccare la sigla finale e facciamo i saluti. Io ringrazio Vittorio per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a voi. Se vuoi dire i contatti per mettersi in contatto con voi, per sentire musica, notizie. Ok, noi siamo praticamente su tutti i social network, perciò ci trovate su Facebook come facebook.com/officialvoodoo, su SoundCloud, dove potete trovare anche podcast e brani dal vivo, un po' delle chicche che mettiamo sempre scaricabili, quindi soundcloud.com/officialvoodooitaly. YouTube, sì, Official Voodoo TV, okay. dove potete trovare videoclip, nostri videoclip ufficiali, anche video live e altre cosette, Twitter come Official Voodoo e anche Instagram, Voodoo Official. Perfetto, allora tocca a me dare i contatti, allora siamo ovviamente anche noi su tutti i social, perché se non sei sui social non esisti, se non sei su Google non esisti, quindi Facebook, Twitter, YouTube, Radio 110, noi ci siamo. Vi ricordo che sul sito www.110.unito.it a breve ci sarà il podcast di questa puntata di Take One. Noi vi lasciamo con un ultimo brano dei Voodoo che si chiama Cannibals e ci risentiamo domani per il live di Danke, e poi nel pomeriggio suonerà Non Giovanni nei nostri studi, sarà ospite di Spegnete quel grammofono con Andrea Marzolla. Buon pomeriggio, ciao a tutti. Ciao.